L'oceano è pieno di creature incredibili. Alcune sono grandi come le balene, alcune sono colorate come il corallo e alcune sono misteriose come il calamaro gigante. Oggi incontreremo due creature magiche. Sono il cavalluccio marino e la stella marina. I cavallucci marini sembrano minuscoli cavalli, ma vivono sott'acqua. Le stelle marine sembrano stelle disegnate, ma sono animali e non stelle nel cielo. Tuffiamoci e scopriamo i segreti di queste creature magiche. Guarda da vicino un cavalluccio marino. Vedi la sua coda arricciata? Usa la coda per aggrapparsi alle alghe. In questo modo non viene trascinato dalla corrente dell'oceano. I cavallucci marini non sono dei bravi nuotatori. Nuotano molto lentamente, usando una pinna sulla schiena. Il cavalluccio marino ha grandi occhi. Si guarda intorno nell'oceano con quegli occhioni. Cosa sta cercando? Sta cercando cibo. Il cavalluccio marino ha anche un lungo muso, come il naso di un cavallino. I cavallucci marini vivono mediamente da 1 a 5 anni in natura. Possono essere avvistati più o meno facilmente lungo tutta la costa italiana, dove le piante acquatiche sono abbondanti. Sapevi che è il papà cavalluccio marino a portare i piccoli? Proprio così. La mamma cavalluccio marino depone le uova, ma è il papà a tenerle al sicuro in una speciale sacca sulla pancia. Sembra una piccola sacca da canguro. Il papà cavalluccio marino tiene le uova al sicuro e al caldo nella sua sacca. Quando i piccoli cavallucci marini sono pronti, escono dalla sacca. Quanti piccoli pensi che un cavalluccio marino possa avere? A volte un papà cavalluccio marino può portare centinaia di piccoli. I cavallucci marini saranno anche piccoli, ma hanno sempre fame. Cosa pensi che mangino con le loro boccucce? Mangiano pesciolini, gamberetti, pulci d'acqua, piccoli crostacei e plankton. Il cavalluccio marino non ha denti. Risucchia il cibo come un aspirapolvere. Può essere difficile per un cavalluccio marino catturare il cibo perché nuota molto lentamente. Ma i cavallucci marini sono bravissimi a nascondersi. Possono cambiare colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Se vi sta piacendo il nostro lavoro, supportate il canale iscrivendovi e mettendo mi piace al video. Grazie! Ora incontriamo la stella marina. Questi affascinanti abitanti del mare sono creature davvero uniche. Le stelle marine vivono sul fondo dell'oceano, dove si mimetizzano perfettamente con l'ambiente circostante. Possono essere di molti colori diversi, come rosso, arancione, blu e viola. Questi colori vivaci le aiutano a confondersi con i coralli e le rocce. Hanno braccia che sporgono dal centro del loro corpo, che usano per muoversi e afferrare il cibo. La maggior parte delle stelle marine ha 5 braccia, ma alcune ne hanno anche di più. Alcune specie possono avere fino a 40 braccia. Le stelle marine possono sembrare delicate, ma sono sorprendentemente forti. Possono resistere a forti correnti marine. Usano le loro forti braccia per muoversi sul fondo dell'oceano, spostandosi lentamente ma con determinazione. Possono persino aprire i gusci delle vongole con le loro forti braccia. Questo dimostra quanto siano potenti e adattabili. Ecco una cosa sorprendente sulle stelle marine. Non hanno il cervello. Riuscite a immaginarlo? Inoltre non hanno sangue. Quindi come fanno a pensare e a muoversi? Beh, le stelle marine hanno un sistema speciale all'interno del loro corpo. Si chiama sistema vascolare acquifero. Questo sistema le aiuta a muoversi e a mangiare. È come avere una rete di minuscoli tubi pieni d'acqua che le aiuta a funzionare. Avete mai sentito parlare di un animale che può rigenerare le parti del suo corpo? Le stelle marine sì! Se una stella marina perde un braccio, può farne crescere uno nuovo. È incredibile! Ci vuole molto tempo, ma alla fine la stella marina può rigenerare l'intero braccio. Alcune stelle marine possono persino generare una stella marina completamente nuova da un solo braccio. Non è incredibile?
Le stelle marine sono creature davvero straordinarie, con capacità sorprendenti. Le stelle marine hanno un modo molto interessante di mangiare. Questi affascinanti abitanti del mare possiedono una caratteristica unica, che li distingue da molti altri animali marini. Hanno una bocca nella parte inferiore del corpo, che è nascosta alla vista quando si muovono sul fondo del mare. Ma il loro stomaco è ancora più speciale. Può uscire dalla bocca. Questo trucco straordinario permette loro di digerire il cibo in un modo molto efficiente. Quando una stella marina trova del cibo, come una vongola, usa le sue forti braccia per aprire il guscio della vongola. Le braccia sono dotate di ventose potenti che facilitano questo compito. Poi, la stella marina spinge lo stomaco fuori dalla bocca e nel guscio della vongola. Lo stomaco della stella marina digerisce la vongola all'interno del suo stesso guscio. Gli enzimi digestivi scompongono il cibo, rendendolo più facile da assorbire. Quando ha finito, la stella marina tira lo stomaco dentro il suo corpo. Questo processo permette alla stella marina di nutrirsi senza dover ingoiare prede intere, rendendo la digestione molto più efficiente. L'oceano è pieno di meraviglie e magia. Ogni angolo nasconde segreti affascinanti e creature straordinarie che sembrano uscite da un libro di fiabe. I cavallucci marini e le stelle marine sono solo due esempi delle creature incredibili che vivono sotto le onde. Questi animali non solo sono belli da vedere, ma hanno anche comportamenti unici e affascinanti. Dal modo in cui i cavallucci marini si prendono cura dei loro piccoli, portandoli in una tasca speciale fino a quando non sono pronti a nuotare da soli, alle incredibili capacità delle stelle marine, che possono rigenerare i loro arti perduti, dimostrando una resilienza straordinaria, queste creature ci insegnano la diversità e la meraviglia del mondo naturale. Man mano che impariamo di più su queste creature, grazie al lavoro instancabile dei biologi marini e dei ricercatori, impariamo ad apprezzare l'importanza di proteggere i nostri oceani e tutta la vita straordinaria che li abita. Ogni azione di conservazione è un passo verso un futuro più sano per il nostro pianeta. Quindi, la prossima volta che visitate la spiaggia o imparate qualcosa sull'oceano, ricordate che ogni piccola creatura ha un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino. La nostra avventura per oggi finisce qui. Non dimenticate di tornare a trovarci. Nelle prossime settimane incontreremo il simpatico delfino. E poi scopriremo come passa le sue giornate il temibile squalo. Alla prossima avventura marina, amici esploratori!